Noi c'è questa specie di Subaru qua che mi sembra resista abbastanza bene agli urti, direi. Abbiamo attivato il DRS. Andiamo a provare la carriera di BeamNG Drive. Allora, Service Station Garage, Open Garage, Close, Closer Garage sarà. Ci abbiamo la nostra, così a occhio, Honda Civic del 2 avanti Cristo. Mamma mia, come sgomma sta Civic. Però che c'era una mappa qua, com'era, ragazzi? Non mi ricordo mica come funzionava. Questa è la mappa, ci sono un po' di attività, credo, da fare. Vabbè, tanto famoso in giro. Oddio, sottosterzo, sottosterzo, sottosterzo! Eccola, primo incidente per la nostra Civic. Mi sa che abbiamo rotto qualcosa, perché mo tira tutta a sinistra. Forse dobbiamo tornare al garage per ripararla. Come si fa? Porca puttana, non so se si è vista che sono saltato. Ah, ecco, tow to road repair, repair here. Ripariamo qua. Grazie. Ok, ci hanno appena fatto la sostituzione della Civic. Però allora andiamo a cercare qualche attività da fare nella mappa, aspettate. Allora, Basic Race, Set Route. Madonna, tutta questa strada, qua. 2 hours later. Ok, Basic Race, View Details. Gas a martello! Ma ci hanno cambiato la macchina, ma era blu prima. Boh, vabbè. Ma la strada dove sta? Non ci sono indicazioni? Oh! Ma che cazzo fa questo? Cerca l'esterno e uccidiamo uno dei nostri avversari, ma non l'ho fatto apposta. Sì, ma voi fate proprio le curve da... da nonnetti, le curve si fanno dei freni a mano. Oh, madonna, tirata un po' lunga. Grandissimo! No, che ridetto, ho vinto, che devo fare? Oh. Ah, a seconda di quelle che vinci ne sblocca delle altre. Ci abbiamo la Gincana Bootcamp e la Drift Basic. Come sa Gincana Bootcamp? Allora, per avere punti, drifta con un angolo largo, drifta vicino al muro, alterna destra e sinistra per aumentare le combo, non andà a sbattere, specie l'ultima mi pare complicata, comunque ci proviamo. Sono veramente una pippa a driftare, ragazzi. Porca miseria. Riuscito, ma cos'è il primo punto? Ci sono riuscito? Perché questo è 4x4, dovrebbe essere più complicato driftare. Ritentiamo. Questa mi sa che finisce male, eh. Affanculo, non ci riesco. Ma che cazzo vuole questo? Allora, mo vi dico che domo fa, voi dico io, guardate, eh. Ecco, questo diciamo che non dovrebbe essere tra le cose che domo fa. Fallito, fallito, perché ho fallito stavolta? Porca Eva, perché non ho raggiunto i punti. 1340. Mannaggia la puttana. Finito il tempo, finito il tempo. 3000, 4000, attenzione, attenzione, attenzione. È arrivato un ha portato il momento positivo, devo solo uscire. Ma come fallito? Ma come zero? Ma squalificato perché non sono passato nel punto giusto. Questa è l'entrata alla grande, questa, eh. Dai, dai che ci arrivo, dai che ci arrivo. Dai che ci arrivo. Ok, 4000, ma devo solo passare nel posto giusto. Allora, qui praticamente dobbiamo fare un giro del circuit facendo drift con sta bagnarola. Madonna, ma che è? Del muro, meglio non toccarlo. Ok, il paraurti dietro comunque era inutile. Sono veramente una pippa. Sì, certo, ce la potevano dare più grossa comunque la macchina per fare il drift. Porca, è transatlantico, questa non gira più, raga. Vaffanculo. Questi sono punti, dai, sono punti, sono punti. Ah, però forse lo devo fare continuativo. Dai, ci sono quasi, ci sono quasi. No, non guido più, non guido più.
cioè il drift obbligato, raga, perché lo sterzo non funziona più, quindi la macchina drift e basta. Sera. Dick, tu ce l'hai fatta alla fine? Sì, sì, alla fine ce l'ho fatta. Incredibilmente. Quanti punti? 5006. Quindi se ne faccio 10.000 più tentativo. Me ne bullizzi, sì, diciamo che ti insomma un po' più basso. C'è da dire che guidare sto draghetto non è facilissimo per fare ste cose. Però già come hai fatto qua la curva, mi stai a far rosicare. Secondo per 5, guarda quanti punti sta a fare, raga. Vabbè, potessi anche evitare di esagerare comunque. Vabbè, volevo un attimo, mi sentivo sbloccare il flow, però si può fare meglio, di così. Lo so, pure io, infatti ho pensato subito, appena ho visto. Comunque manca a trattare così amici, potevi pure far finta che eri meno capace. Cioè. Stiamo andando a Cathedral Hill. Comunque, ragazzi, io lo ridico per la terza volta, se metto una carriera su sto gioco io me ce chiudo proprio. Pipeline Drive. Allora, gara con questo aggeggio. Oh, però mazza cammina, eh? Bello scatto. Anche qui è un giro solo, 12 checkpoint. Leggero sottosterzo anche qua. Pare di guidare a Costa Concordia. Ma siamo già in seconda posizione, dietro a... che cazzo è questo con sta macchina? Vabbè, non lo sappiamo, per noi sarà Roscoe Pickle Train, che nella sua vita privata non usa la macchina dello sceriffo, ma c'ha questa qui. Noi c'è questa specie di Subaru qua che mi sembra resista abbastanza bene agli urti, direi. Abbiamo attivato il DRS. Non gira più, però vaffanculo. L'apertura del DRS non è stata una gran mossa. Allora, in partenza questo lo bruciamo sempre perché cerca di fregacce. Qui c'è una curva a destra, se mettiamo esterni a sinistra siamo avvantaggiati, secondo me. Vedi? Perché sfruttiamo il sottosterzo. Ma mi ha ammazzato! Già stiamo a fare troppe volte sta gara, eh? Allora, gli famo sempre manovra all'interno. Allora, rimettiamo se all'interno, che all'esterno non ha funzionato benissimo. Ok. Poi così, addosso al palo, ci mandiamo a lui. Bene così, guarda come la prende la scia. Si mette dentro. Prova il sorpasso all'esterno, decisamente contromano. Lui mi dà una toccatina che mi aiuta a girare, però. Adesso io occupo la traiettoria ideale, quindi non può passare. Adesso la dobbiamo solo gestire, ragazzi. Siamo in prima posizione. Porca puttana, abbiamo preso un jersey. Ecco che riapriamo il DRS. E diventa la mossa vincente questa del DRS. Però attenzione, col DRS aperto lui va di più. Cioè, stessi bug di F1. Proviamo il passaggio all'esterno, proprio all'esterno della pista. Poi proviamo a zeppare l'avversario, apriamo anche l'alettone di sinistra. Passiamo a buttare sull'aerodinamica, direi. Proviamo a farsela. Madonna, ecco, aveva smontato una ruota. Potrebbe non bastare. No, ci passa all'ultimo. Proviamo a ammazzarlo così, ma ci passerà, raga. Mancava solo un checkpoint. Porca miseria. Questo ci ha fatto pure girare. Ma porca. No, raga, l'apertura del DRS la dobbiamo lasciare proprio come mossa a sorpresa, perché sennò loro reagiscono male. Si butta all'interno, adesso qui sopra l'Aston Martin, che quella è verde. Prova anche qui a migliorare con la scia. Diciamo che la traiettoria è buona. Ci ritroviamo un'altra volta a provare all'esterno. Ma stavolta Roscoe Pickle Train cerca di resistere. E ci prova pure a spallare, guarda, guarda te. Però se la via male e fa una finaccia, mi dispiace Rosco. Sì, DRS dicevo che non ci porta benissimo in effetti. Però qui attenzione. Proviamo a riaprire il DRS, non ci riesco stavolta. Aprire il DRS, comunque siamo in prima posizione. Ho
C'è la manovra Kansas City, attenzione. Oh, comunque col freno a mano mi sono imparato, sinceramente, eh. A driftare sono una pippa, però col freno a mano mi sono imparato, Breve sterrato, giusto per far vedere le doti da 4x4 del nostro SUV. Passiamo il traguardo in retromarcia. Che mossa, 7500 abbiamo fatto con questa qui, eh. Allora, vediamo che prove ci ha aggiunto. Ma ci dovrebbe aver aggiunto delle prove, eh. Branch Labware. Oh, attenzione, queste sono altre cose. Trailer intro. Ah, aspetta. Ma questi sono altre cose, cioè. Qui ci sono pure i salti. Ma guardate quanta roba c'è. Vabbè, raga, io a sto punto direi di salvare il nostro progresso in carriera. Però guarda che sta cosa della carriera, raga,